Per Charlie Chaplin, che se ne intendeva, Mario Moreno Reyes in arte Cantinflas era l'uomo più divertente della terra. Ballerino, pugile, circense, il ruolo di Passepartout nel giro del mondo in 80 giorni gli valse nel 1956 il Golden Globe. A 100 anni dalla nascita, il Messico rende omaggio a quest'attore culto, un mito latino dagli anni 30 fino ai nostri giorni, le cui gag sono ancora oggi imitatissime. Una commemorazione ufficiale, macchiata però dalle liti tra il figlio e il nipote per i diritti d'autore su 39 film lasciati a quest'ultimo. La sua eredità è la commedia innocente, commenta il nipote, una commedia positiva, una commedia per tutta la famiglia. Una commedia che per tutte le famiglie. Ma Cantinflas è anche un marchio redditizio stimato intorno ai 2 miliardi di euro. Nel 2000 la Columbia Pictures percepiva ancora quasi 3 milioni per la sua opera e dal canto suo il figlio ne ha usato l'immagine in una serie animata per bambini e un gioco virtuale.